Io a 16 anni ero una ragazza semplice come tante altre mie coetanee. Frequentavo il primo anno di scuola superiore, ero innamorata del mio primo fidanzatino e lavoravo in una cartolibreria. Un giorno il mio datore di lavoro mi disse: "Voglio farti un contratto, mi servono i tuoi documenti". Quindi io, contenta, chiesi i documenti, il passaporto e la carta d'identità a mia madre. Ci siamo accorti che nel passaporto c'era un errore, c'era una lettera sbagliata. E questo problema, per essere risolto, andava fatto un passaporto nuovo, quindi prendere l'aereo e fare il mio primo viaggio e andare in Siria. Per pura casualità ho ascoltato una conversazione che veniva da un salotto di un mio zio, dove parlavano di un matrimonio. Quando ho sentito il mio nome, sono entrata nel salotto e mio zio mi ha detto: "Guarda, stavamo proprio parlando di te e del tuo matrimonio". Ho tirato fuori il cellulare che nascondevo nel calzino legato perché non potevo avere il cellulare. E ho chiamato quello che era il mio fidanzatino Andrea, l'ho pregato di farmi tornare in qualunque modo perché mi volevano far sposare e che forse non sarei più tornata in Italia. Mi sono attaccata a quello che credevo, quindi alla mia vita in Italia, a quello che sentivo le mie vere origini, quindi la mia città, Bassano del Grappa, le mie compagne di scuola e ad Andrea. E più io dicevo: "No, non mi sposerò mai, no, io non lo accetterò mai", più loro me la facevano pagare. I miei occhi non erano gli occhi di Amani di quando aveva 16 anni, era partita dall'Italia. Si erano spenti, non c'era più quella luce di cui io stessa quando ero qui ero innamorata perché vedevo vita, e lì mi si è spenta. Un episodio che mi ha segnato più delle altre volte, in cui io ero andata a trovare una mia cugina su una collinetta e lei mi aveva fatto vedere la terrazza dal suo tetto di casa. Dall'altra parte della casa c'era un altro mio cugino, e io distinto l'ho salutato alzando il braccio, e solo che da in fondo alla strada c'era quello che dovevo sposare, mio cugino. E mi ha visto e lui ha pensato, ecco, che vuole attirare l'attenzione di un altro uomo. Quindi lui ha preso la moto, mi ha raggiunto, mi ha trascinato giù, ha iniziato a picchiarmi e lì forse quando sentivo i suoi calci, forse lì ho detto: "A qualunque costo io devo tornare alla mia vita". Mi basta sentire un profumo che mi ricorda la Siria e già lì inizio a stare male, inizio a dire: "Caspita, ma guarda te cosa mi hanno tolto". Io sono riuscita a tornare perché un cugino di mio padre, un professore d'università, una volta che ha saputo che io stavo vivendo quella situazione, mi ha detto: "Tu che hai conosciuto la libertà non riuscirai mai a resistere qua perché o ti ammazzi o ti ammazzano, quindi io farò di tutto per farti tornare". Quindi grazie a lui, dopo 399 giorni, sono riuscita a scappare e tornare in Italia.